l'Ecoparco a Castelvolturno questa sera ospita una filiale importante, ragazza, moda e spettacolo. Ma parliamo di questo parco che ha tante attività. Le ragazze oggi si sono divertite. Ho visto, acqua, piscina, tutto. Sì, sì. E beh, c'è tanto, perché poi l'Ecoparco del Mediterraneo nasce e include al suo interno due laghi balneabili, 7 piscine, di cui 2 dentro al lago, 2 piscine galleggianti, che è un'esclusiva, voglio dire, nel sud Italia non esistono altre all'interno del lago, tante attività sull'acqua, canoa, pedalò, il flyboard, il cable, tantissime cose. Ho visto le ragazze oggi sono divertite da pazzi, hanno fatto di tutto, i cavalli, sono andati a cavallo, hanno fatto di tutto, sono andati in bicicletta, sul treno elettrico, insomma. C'è l'acquapark con i giochi galleggianti, con i giochi gonfiabili sull'acqua, a parte tutti gli altri campi sportivi, insomma, voglio dire, le attività più tradizionali, diciamo, di terra, tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, insomma, c'è tantissimo. E poi un albergo, bellissimo albergo, il Plana Resort, con una bella spa all'interno, una piscina enorme con idromassaggi, cioè, insomma, c'è da fare. Non manca nulla. Ma direi di no. Qualche altra cosa la stiamo aggiungendo. L'anno prossimo sarà delle sorprese. Delle sorprese. Magari questa finale, ragazza, moda e spettacolo, ha portato un po' di bellezza, certo. Unita poi alla natura. Certo, ci ha fatto molto piacere che le ragazze tutti hanno detto che vogliono venire, rimanere alcuni giorni. E insomma, è stata una bellissima esperienza. Sarai in giuria, ovviamente, con un occhio critico, da fashion design, da creativa della Maison Pinou. E la donna, si sa, è molto più esigente dell'uomo quando dà un giudizio. Ma il tuo giudizio sarà severo? Sì, un tantinello sì. Le donne, si sa, sono un po' più cattive rispetto agli uomini, però io sono molto oggettiva. Se il talento, la bellezza, la predisposizione al mondo della moda c'è, tanto vale premiarlo. E allora conosciamo le nostre ragazze che tra poco su questa passerella si sfideranno a colpi di bon ton. Esattamente. A tra poco, rimanete con noi. Salve, sono Kimberly Abbiete, ho 18 anni, vivo in Santa Anastasia in provincia di Napoli e sono molto contenta di partecipare a questo concorso e soprattutto di vincere, poiché il mio motto è non conta partecipare ma vincere. Buonasera a tutti, sono Martina Olimpico, ho 16 anni e vengo da Napoli e spero stasera di vincere e che il numero 7 mi porta fortuna. Buonasera, mi chiamo Giada Zambardi, ho 22 anni, sono nata a Roma, sono di Roma. Le mie ambizioni nel futuro sono la moda, dato che sono una modella e gestisco anche un ristorante. E niente, mi piacerebbe vincere perché il numero 13 è per me il mio numero più fortunato, dato che è il giorno della nascita di mia mamma. Buonasera e spero di vincere. Fabio, è stata una sorpresa poi ritrovarti, perché ti ho lasciato in uno dei grattacieli milanesi dove tu ancora oggi proponi moda, spettacolo, comunicazione. Invece poi sei anche co-gestore di questa area, voglio dire, piscina natural dell'Ecoparco del Mediterraneo. Sì, ma Alfredo, innanzitutto sono stato contentissimo di trovarti. Buonasera a tutti i tuoi telespettatori. Questo è il mio piccolo paradiso. Noi abbiamo scelto, io e Mario Cirillo, un carissimo amico nonché proprietario. Saluto. Ciao Mario, dello Smooth, un locale importantissimo di Napoli, di fare questa esperienza. Io sono 5 anni che sono qui con Sergio Pagnozzi, col patrono che tu conosci benissimo. Quindi abbiamo legato l'esperienza del marketing, della comunicazione, della pubblicità a un qualcosa che ha a che fare sempre con la comunicazione, ma che finalmente permette a tutti di poter conoscere questa meraviglia. E all'Ecoparco del Mediterraneo, che è un'area di 30 ettari assolutamente
legati al principio del WWF. Noi non so se tu lo sai, se gli spettatori lo sanno, noi siamo Isola WWF. Quindi ci ritroviamo qua, abbiamo fatto un'estate bellissima e questa è l'area che noi gestiamo. E manco a farla apposta, ringraziando il concorso, ci siamo ritrovati io e te, che ne abbiamo fatte tante nel mondo della comunicazione e della moda, dello spettacolo. Dicevamo che il giudizio delle donne è un giudizio più severo, ma diciamo forse è più attento a dei particolari della donna, perché il maschietto, si sa, si sofferma su certe curve della donna, invece la donna magari è più puntuale, eh? Beh, certo, dalla donna noi aspettiamo sempre, anche la ragazza adesso si affaccia molto alla sensualità, alla femminilità, punta, me ne sono accorta che punta sulla femminilità. È un po' anche quello che io ho detto nelle mie collezioni, nelle mie sfilate, la contrapposizione tra la femminilità e lo street style, che comunque fa parte anche della nostra realtà. Quindi cosa guarderai? Cosa vorrai catturare? Beh, io catturerò sicuramente il portamento, la sicurezza, la determinazione e sinceramente molto anche l'intelligenza. Abbiamo poco tempo per farle parlare ed esibire. Poco tempo? Sì, a volte si assume. Basta un attimo. Basta un attimo, basta uno sguardo, anche il movimento delle mani, anche una piccola giravolta e una piccola posa fa capire tanto. Fa capire se ci sono delle vere e proprie intenzioni di affacciarsi nel mondo della moda, calcolando anche le emozioni, perché c'è anche da calcolare questo. Che quindi un giudizio severo o vogliamo dire attento e scrupoloso? Proprio come hai detto tu, attento e scrupoloso. È giusto, e diamogli la speranza a queste ragazze che comunque sono belle, sono dei fiori, e come dicevo al mio amico Alfredo, noi assorbiamo le loro cellule della gioventù e della bellezza. No, tu sei rimasta giovane, io ormai sono anta. Io sono ancora giovane, però mi affaccio, diciamo, nei miei. Ma sei ancora più bella. Oh, grazie. Rimanete con noi, ne vedrete delle bellissime. Insomma, queste ragazze le vedo spigliate, pronte, preparate. Sarà un indicatore di valutazione noi della giuria, perché questo concorso, tra i tanti che ci sono, è importante dirlo, Alfredo, si distingue proprio perché innanzitutto è arrivata la 29esima edizione, quindi non quelle iniziative, sai, che nascono, dici poi vediamo quanti anni, così. 29 anni di ragazza moda spettacolo vuol dire che è un concorso importante, serio, autorevole, che dà buone prospettive e che soprattutto unisce la bellezza tra i criteri di valutazione anche a quello della capacità di arte, spettacolo. Ma tu in pochi secondi come farai poi a capire che è quella che ha quell'X factor in più? Come con i quadri, io non capisco nulla di arte, ma no. I quadri ti devono dare un'emozione, non voglio dire la stessa cosa delle ragazze, altrimenti sembra che uno non... Però voglio dire, l'importante è che arrivi quel qualcosa in più, anzi se tu non riesci a definirlo vuol dire che è ancora più importante, perché è un insieme di abilità, di capacità, di emozionare, che colpisce e che quindi merita di essere premiato. Cosa ci hai preparato? Stasera porterò Abbracciam di Andrea Sannino e il mio inedito Chiedimi, che presenterò tra poco all'Arena di Verona tra i tre finalisti del Festival Show. Voglio dire, anche se tu hai appena 14-15 anni, 13 anni, insomma, hai questa passione forte per il campo. Sì, 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 ovviamente trasmessa da mio padre, che mi segue ogni giorno sempre di più, che ovviamente mi sostiene nel poter avverare il mio sogno un giorno. A cosa ti sei ispirato pittinando le nostre ragazze moda e spettacolo? Ma diciamo che dalle acconciature fatte, ispirate alla location di questa serata meravigliosa, ci siamo ispirati a un look molto estivo, ancora con la nostra chiusura estiva, colori estivi, colori caldi, pettinature estive. È arrivato il momento di cedere la corona alla più bella, ma anche la più brava come te, ragazza
moda e spettacolo campani. Esatto, sì. E le ragazze qui sono tutte molto belle e beh, che dire, che vinca la migliore. Che vinca la migliore, ma anche la più brava, perché tu hai girato un po' l'Italia. Questa fascia ti ha portato, diciamo, anche un po' di fortuna, perché hai fatto dei cataloghi, sfilate, moda, alta moda. Sì, è vero, ho fatto un sacco di cose grazie a questo concorso e diciamo mi ha fatto anche crescere, perché mi ha fatto crescere. Hai qualche ricordo? Qualche amica che magari dai, non vedi? Dai, sì, il ricordo più bello è proprio aver conosciuto persone lì, ragazze lì, che comunque in cui si è instaurato un bel rapporto da tutta Italia e tutt'oggi rimaniamo in contatto. Tu parli della finale nazionale che si è svolta in Calabria, sì, sì, l'anno scorso, mentre quest'anno siamo nella magnifica e misteriosa e magica terra siciliana. E sarà ancora più bello, ci mi vedrai. Auguro. E dai, stiamo lavorando, stiamo vedendo se magari si può ospite. Scendere. Sì, come ospite assolutamente. Emanuela, sempre bella, elegantissima. Grazie. In realtà ogni volta che incontro te, Alfredo, per me è una serata, intanto una serata importante, perché tu sei solo negli eventi belli. Ma hai visto questo ecopark? No, meraviglioso, io non lo conoscevo, ho già deciso che sarò qua 2 o 3 giorni. No, è molto bello, non sembra neanche di stare, non solo a Napoli, non sembra di stare in Italia. Hai visto quante bellezze in gara? Belle, chi belle. Vincerà? La mora, la bionda. Diciamo che sono tutte molto belle, adesso bisogna vedere poi quando sfilano, perché poi faranno anche qualcosa, nel senso canteranno, balleranno. Quindi già, perché moda e spettacolo. Eh sì, quindi vediamo che cosa anche sanno fare, perché bisogna vedere anche quello. E Gaetano? Non so dove si sta preparando. Non lo so dov'è, sai che lo sapete, adesso vi svelo un segreto. Lo sapete che i maschi sono più prime donne delle femmine? Quindi infatti tu sei già pronta. Io sono pronta, Gaetano? Lui è lì che si starà truccando, pettinando, non lo posso fare. No. Vabbè, no. Si sta sistemando, mettendo la giacca, tutto fighettino, no vabbè. E allora facciamo partire questa 29esima edizione di Ragazza Moda Spettacolo, qui dall'Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno, bellissimo ragazzi, invito tutti intanto a guardare magari su internet questo posto e poi venire qua perché è stupendo. In bocca al lupo. Viva il lupo. Ciao Alfredo, grazie. A te. Buonasera. Benvenuti.